Ale, Kevin Strootman. Strootman, ragazzi, è la notizia del giorno. Strootman potrebbe tornare alla Roma. Tra l'altro, se vi va, vi lascio in descrizione l'app per scaricare il link per scaricare l'app di OneFootball. La trovate qua sotto. Allora. Di che cosa dovevamo parlare? Kevin Strootman. Strootman potrebbe tornare alla Roma. Il Marsiglia si è trovato male con Strootman. Strootman si è trovato male al Marsiglia. Si riapre uno scenario. Inizialmente pare che il Marsiglia abbia chiesto alla Roma 25 milioni di euro, che sono gli stessi che la società francese ha speso per avere Strootman. Ora parliamoci chiaro, con tutto l'amore e il rispetto del mondo. Tu mi hai preso Strootman a 25 milioni e te l'ho dato semplicemente perché la cifra era alta, perché altrimenti non te l'avrei dato a mercato finito. Questa cessione mi ha un po' rovinato la stagione perché non avevo quel centrocampista perfetto per il 4-3-3. Ho fatto fatica a cambiare modulo, quando l'ho cambiato era tardi, poi l'ho cambiato, molti giocatori non erano adatti e a me mi è portato a puttana una stagione. Ho perso 30 milioni, 30 bombe della Champions anche per la cessione di Kevin Strootman. Riaverlo dopo un anno alla stessa cifra, capite bene? Che sarebbe come quasi prenderci per il culo, ok? Io, come per Nainggolan, che ho detto, riprendiamoci Nainggolan a 30 milioni. No, cioè Nainggolan me lo prendo se me lo date proprio regalato. Ma chi te li dà regalati? Nessuno, allora tenetevelo. Cioè, se voi avete sbagliato l'affare, se avete sbagliato il colpo, e non sono cazzi, non è che io mi riprendo quelli scarsi o quelli che sbagliamo l'affare e quelli forti vi tenete. Vedi, Salah e Alisson, come cazzo ci tornano a Roma, manco per fare le vacanze nel 2035. Però intanto Strootman me lo volete ridare. Allora, io posso prendermelo, senza alcun dubbio, però alle mie condizioni, perché in questo momento sei in debito tu, e quindi io magari me lo prendo in prestito con un diritto di riscatto magari fissato anche a 25 milioni, oppure me lo dai a un 15-18 milioni, sì, c'è una minusvalenza, ma me ne frega niente, oppure te lo tieni, cioè per me non c'è alcun tipo di problema. Io ribadisco, Strootman lo volevo, ma lo volevo perché rappresentava la cazzimma nello spogliatoio e perché in quel momento ce n'era bisogno numerico, era una mezzala perfetta per il gioco di Di Francesco. In questo momento, dove abbiamo tutto il tempo del mondo per fare mercato, dove la Roma sta su Barella, dove la Roma sta su Veretout, che sono due mezzali, con Veretout che poi è stato arretrato a regista, ma regista non è, lo sa fare perché è via di buoni, ma regista non è. Tutto il tempo del mondo per fare trattative, andrei a prendere Strootman per la stessa cifra che l'ho pagato. Mi sembra una mezza stronzata. Sono contento che Strootman vorrebbe anche decurtarsi lo stipendio, che adesso prende 4 per tornare a Roma. Ma io Strootman lo amo, attenzione, cioè io rimarrò sempre legato a questo giocatore. Però oggettivamente, ragazzi, il Marsiglia ha fatto una cazzata, l'hai voluto e adesso aspetti e ci regoliamo. Tra l'altro, oggi ho letto anche che la Roma potrebbe fare scambio Strootman-Nzonzi. Io su quello, regà, non so veramente che dire perché Nzonzi è scarso, oggettivamente è scarso. Abbiamo pagato 30 milioni, quindi se tu gli dai Nzonzi e loro danno Strootman, paradossalmente addirittura gli stai da 5 milioni di euro in più. Eh sì, ma Nzonzi non gli vale quei soldi, nemmeno Strootman vale 25 milioni. Cosa intendo? Strootman ne vale 18. Nzonzi quanti ne vale? 20, 18, 15, 10? Non lo so quanti ne vale, fate voi. Però le chiacchiere stanno a zero, l'ho pagato 5 milioni di differenza. Strootman me l'hai dato, cioè te l'ho dato io. Perché me lo dovresti ridare alla stessa cifra? Cioè, per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Fatemi sapere la vostra, un commento qua sotto, ditemi quello che voi fareste. Se ditemi qual è delle due, se lo prendereste o meno, insomma, non lo so. Fatemi sapere con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Like, vi è piaciuto, se vi ha fatto cagare. Ragazzi, iscrivetevi, mi raccomando. Buon come sempre. Ci vediamo in un prossimo video.